Eder. Mac. Pallister. Amanda Knox ha presentato ricorso in Cassazione affinché le venga annullata la condanna definitiva a 3 anni di reclusione per calunnia nei confronti di Patrick Lumumba, legata al processo per l'omicidio di Meredith Kircher, per il quale furono assolti lei, al termine di una lunga battaglia legale e quasi 4 anni di reclusione, e Raffaele Sollecito. Il ricorso, basato su uno degli articoli introdotti dalla riforma Cartabia, segue il riconoscimento, da parte della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, della violazione dei diritti di difesa nel corso dell'indagine. La Cassazione potrà respingere l'istanza, revocare la sentenza di condanna per calunnia o disporre una rinnovazione del processo che in quel caso si terrebbe a Perugia. Possibilità ritenuta molto remota dai legali della Knox, anche sulla base della sentenza della Cassazione che ha assolto lei e Sollecito dall'accusa di omicidio. Un eventuale annullamento della condanna per calunnia non aprirebbe comunque la strada a una richiesta di risarcimento per ingiusta detenzione da parte della Knox, essendo scaduti i termini. La donna potrebbe comunque avanzare una richiesta di danni. Amanda Knox, in attesa del secondo figlio, non sarà in Italia per l'udienza della Cassazione che esaminerà la sua richiesta di annullamento della condanna. Naturalmente, Patrick Lumumba, che ora vive in Polonia, per rispetto della verità e della giustizia e soprattutto nella memoria di Meredith Kircher, si oppone alla richiesta di Amanda Knox di annullamento della condanna di calunnia. Lumumba si è costituito da subito parte civile nei confronti della Knox e tale rimane in ogni atto processuale. Patrick Lumumba fu arrestato per l'omicidio di Meredith Kircher compiuto a Perugia nel novembre del 2007 in base alle dichiarazioni iniziali della Knox, ma dopo 14 giorni in cella venne scarcerato perché riconosciuto totalmente estraneo a quel delitto e subito prosciolto. Decisiva fu la testimonianza di un professore svizzero che aveva conservato lo scontrino della serata del delitto trascorsa nel pub che l'allora indagato gestiva nel centro di Perugia. Fu lui a dire agli inquirenti che in quel momento Patrick Lumumba era al lavoro. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale!